amici di Discovery Enduro. Siamo qui in Husqvarna con Lello Tasca. Ciao a tutti, ciao amici. Oggi siamo venuti a provare questa 450. Sì. Abbiamo fatto un test di questa novità 2020. Sì, Husqvarna Motorcycles continua a fissare un riferimento in termini di qualità, di prestazioni con la gamma 2020 Enduro. E entriamo proprio nel dettaglio parlando dell'F450 e io inizierei dal telaio. Anche qui ci sono stati aggiornamenti molto importanti, sì. È un telaio in acciaio al cromo molibdeno, realizzato con dei tubi idroformati che sono tagliati al laser e saldati con robot. Nella versione 2020 qui abbiamo aumentato in termini quindi di prestazione la rigidezza flessionale e torsionale del telaio rispetto al 2019. Sì, lo vedete che ha una verniciatura in polvere in colore blu, quindi una verniciatura premium. E per quanto riguarda invece il telaietto, anche qui una novità importante rispetto alle precedenti versioni. Questa struttura è realizzata con due pezzi, anche qui abbiamo avuto un risparmio, lo vedrete poi complessivamente nella moto, un risparmio di peso importante. Qui ci sono 250 grammi in meno rispetto all'anno scorso, pesa poco più di un chilo, è un composito in fibre, c'è un 70% di poliammide, scusate, il 30% di fibra di carbonio. Manubrio, iniziamo da qua, manubrio. Pro tape, con il logo impresso con un'azione chimica. Sul manubrio trovate il selettore delle mappe. Questa moto ha la possibilità di selezionare due mappe e la gestione del traction control. Per i meno esperti, la centralina cosa fa? Controlla sostanzialmente la velocità con cui sta girando il motore. Se c'è un'apertura del gas o un aumento vertiginoso dei giri del motore, va ad incidere quindi sulla riduzione della coppia della ruota posteriore, perché deduce che c'è stata una perdita di aderenza e quindi consente una migliore trazione della moto. Aggiornamento importante che riguarda anche le forcelle, versione Xplore 48 mm, anche qui per i meno esperti, sullo stereo sinistro viene gestita, controllata, regolata la compressione, l'estensione invece su quella destra. I registri per la regolazione sono molto semplici, sono di tipo click, 30 click, e l'aggiornamento di quest'anno prevede anche la sostituzione, il miglioramento del pistone centrale, quindi così abbiamo migliorato un po' il funzionamento generale della forcella. Stessa cosa possiamo anche dirla nella versione 2020 della WP X-Act, che è il nostro nuovo monoammortizzatore. Anche qui ci sono stati dei cambiamenti importanti, il nuovo pistone centrale che ha consentito appunto un migliore funzionamento del mono in situazioni che possono essere come quelle dell'enduro differenti e anche estreme. Piastra forcella, le piastre sono lavorate in CNC, anodizzate nere. Scendendo giù, cerchi sono cerchi DID, mozzi lavorati in CNC. Motore invece rappresenta qui abbiamo le novità, diciamo, più importanti in generale della moto. Motore molto leggero, compatto, pesa appena 29,2 kg. Qui ci sono state delle variazioni di peso fondamentalmente sulla testa, che pesa mezzo chilo in meno, e il pistone Koenig, che è collegato con uno spinotto che pesa il 10% in meno rispetto alla versione dell'anno scorso, e i carter motore che sono stati riprogettati con un alloggiamento degli assi più centrali, e quindi qui c'è stato un risparmio di 300 grammi, quindi veramente notevole. 29 kg, sì, 29,2 kg. Novità che riguardano anche l'impianto di raffreddamento, sono stati abbassati di 12 mm i radiatori. Voi sapete che noi abbiamo questo sistema di raffreddamento dei liquidi attraverso un tubo centrale che sta all'interno del telaio, quindi consente una più veloce e migliore raffreddamento del liquido. Questa versione ha questo tubo che è stato allargato di 4 mm. Elettrovalvola di serie,
se ti vengono in mente altre cose lo scarico, ti posso dare. Lo scarico, perché no? Parliamo anche dello scarico. Allora, qui le novità riguardano fondamentalmente il collettore, che è costituito da due parti. È stata spostata la zona della giunzione dei due collettori per dare la possibilità dello smontaggio del collettore senza dover tirare giù il mono. Anche sul silenziatore ci sono delle novità che riguardano intanto le dimensioni. Il peso è stato ridotto in termini di lunghezza e c'è un nuovo rivestimento con questo bellissimo logo, che è il logo di Squadra. Benissimo, grazie per questa spiegazione tecnica e questo meraviglioso 450 che domani sarà in mano a Michele per il nostro test. Già, grazie. Proprio così. Grazie amici.